il Sud e la Calabria hanno bisogno di cambiare, hanno bisogno di poter difendere fino in fondo il diritto di tutti i cittadini ad una vita dignitosa, libera dalle mafie, libera dall'inquinamento, capace di sviluppare lo sviluppo economico di questa regione e di tutto il meridione. È per questa ragione che oggi Sinistra Ecologia e Libertà ha promosso una grande giornata di discussione allargata a tutta la sinistra, perché da qui parte per noi un grande percorso di rielaborazione dei nostri temi e di ridefinizione della nostra forma partito. Apriremo il percorso verso un nuovo soggetto politico nei prossimi mesi e lo faremo anche in Calabria. Aggiungiamo inoltre che ci aspettiamo dal governo regionale alcuni segni di discontinuità e di cambiamento che fin qui purtroppo non abbiamo visto. Le aspettative dei cittadini rischiano di essere deluse e proprio per questo su alcuni punti noi il 22 dicembre scenderemo in piazza con banchetti e volantinaggi volti a dire alcune cose precise. Bisogna sviluppare un piano contro il dissesto idrogeologico, bisogna difendere il diritto dei calabresi ad avere dei trasporti pubblici efficienti, bisogna avere una sanità che abbia veramente a cuore i diritti essenziali dei cittadini e soprattutto il diritto alla salute. Esprimiamo inoltre la nostra più profonda contrarietà al taglio dei fondi verso i centri antiviolenza della regione e quindi chiediamo che il governo immediatamente li ripristini e anzi li accresca. Per noi sono battaglie fondamentali e per questo motivo non abbiamo nessuna intenzione di restare a guardare.